The New Stories. La tua informazione libera. Domenica 7 luglio, a San Martino di Lupari, Gianni Zanetti, titolare di un'azienda agricola, è morto tragicamente finendo nel carro miscelatore. Le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora chiare. Si indaga per capire se si sia trattato di un malore o di un incidente sul lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Martino di Lupari e i vigili del fuoco. Gianni, 52 anni, non era sposato e si dedicava interamente all'attività di famiglia, un'azienda agricola con allevamento e rivendita, a circa un chilometro di distanza. Lavorava insieme ai suoi tre fratelli, ma al momento dell'incidente si trovava da solo. Non vedendolo arrivare per pranzo, i familiari si sono preoccupati e sono andati in azienda, dove hanno fatto la tragica scoperta. Nonostante l'intervento dell'elisoccorso, per Gianni non c'è stato nulla da fare. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.